e Simons in questa fase stanno convincendo parecchio, stanno mettendo in difficoltà l'uno in difesa e l'altro in attacco Siena. Intanto c'è un fallo chiamato dalla Monica, fallo di Robert Fultz sulla penetrazione di Hackett, che ha utilizzato benissimo la linea di fondo, grande movimento sul piede perno. E intanto c'è un problema davanti alla panchina di Siena, è caduto praticamente il cartellone pubblicitario che viene rimesso a posto in questo momento. Cambio per Bucchi, fuori Fultz, fa l'esordio Matteo Formenti. Bucchi ha necessità di coprire le penetrazioni di Hackett, che ha dimostrato di essere molto agile. Ottimo il movimento prima sul piede perno che ha di fatto tagliato fuori Fultz, costringendolo al fallo. La rimessa di Carraretto per Kasun, poi nelle mani di Bobby Brown che palleggia contro Gibson, rimane sul blocco di Kasun, Brown ferma il palleggio, Kasun sotto canestro, semigancio, Simons aveva cercato di fermarlo, poi per non far fallo ha deciso di far segnare il suo avversario diretto. Ricordiamo che Kasun è un gigante di 2,13 che figura anche nella classifica di Wikipedia degli uomini più alti del mondo, quindi e tra l'altro è un cliente difficile sotto canestro. Potrebbe entrare anche nella classifica degli uomini più tatuati del mondo perché ha 30 tatuaggi. Palla persa dell'Ener, recuperata, schiaccione di Simons e si sente il pubblico di Brindisi che esulta. È una schiacciata qui sul campo del Monte Paschi, insomma, è una cosa che carica moltissimo Brindisi, che si riporta